mai più violenza in nome di Dio. Questo è il messaggio lanciato da Papa Francesco nell'incontro interreligioso di Baku. Sulla situazione nel Caucaso, il pontefice auspica una nuova fase aperta alla pace. Sull'aereo di ritorno dall'Azerbaigian, il Santo Padre ha anche parlato con i giornalisti del tema dell'omosessualità. Gesù non dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. Referendum non valido in Ungheria sulle quote europee dei migranti. Alle urne si sono infatti recati soltanto il 43,42% degli aventi diritto, circa 3,1 milioni. L'Unione Europea dovrà tener conto della consultazione anche se non è stato raggiunto il quorum. Questo è il commento a caldo del premier ungherese Viktor Orbán. Non siamo il PD, noi combattiamo Mafia Capitale. Virginia Raggi risponde così alle parole del premier Renzi, che aveva attaccato proprio su questo tema il sindaco di Roma. Pensate che avrebbero detto se Muraro fosse del PD, aveva ipotizzato il presidente del Consiglio parlando ai giovani della scuola di formazione del PD. È stato identificato come Carnell Snell Jr., l'afroamericano di 18 anni ucciso dalla polizia di Los Angeles dopo un inseguimento per il sospetto furto di un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva abbandonato la macchina e continuato la fuga a piedi prima di essere raggiunto dagli agenti e ucciso davanti ad alcuni residenti. Per motivi di sicurezza nazionale sono stati espulsi 5 cittadini macedoni. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'interno Angelino Alfano. Gli stranieri residenti in provincia di Gorizia e monitorati da 2 anni dalla Digos di Trieste e dalla Procura della Repubblica utilizzavano le proprie pagine Facebook per acquisire e diffondere messaggi di propaganda jihadista. La 14esima arriverà per la prima volta a 1 milione di pensionati, mentre chi già ce l'ha ottiene un aumento del 30%. Lo ha dichiarato il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, a Sky TG24. Il ministro, proprio parlando di pensioni, ha descritto una fase nuova nel confronto con i sindacati. La Juventus vola via, vincendo con un netto 3-0 sul campo dell'Empoli grazie al gol di Dybala e alla doppietta di Higuain. Il Napoli crolla invece a Bergamo, l'Atalanta basta alla rete iniziale di Petagna. La Roma si aggiudica per 2-1 il big match contro l'Inter, mentre il Milan ribalta una partita pazza con il Sassuolo, vincendo in rimonta per 4-3. Dopo 3 successi consecutivi dell'Europa, la Ryder Cup di golf torna nelle mani degli Stati Uniti. La squadra di Davis Love III ha vinto anche il computo totale dei match singoli dell'ultima giornata, chiudendo la competizione con la vittoria finale per 17-11. Va a Patrick Reed, ribattezzato Capitan America, l'attesissimo confronto diretto con la stella nordirlandese Rory McIlroy. Deciso miglioramento al nord, con qualche piovasco su Est Emilia e Romagna. Instabile anche su Marche, Abruzzo e Toscana, soleggiato sul resto dell'Italia, tranne Molise e Campania ed Alta Puglia. Molto mossi i mari di Ponente e Levante.